Da quando abbiamo cominciato 5 anni fa, abbiamo preso dei conti disastrati e la strada di questo casinò era la chiusura per fallimento, come è successo invece ad altri. Qualcuno forse se l'augurava anche, perché al di là delle parole poi bisogna far seguire i fatti. Abbiamo fatto una battaglia di lavoro, anche facendo discussioni, ma sempre discussioni comunque produttive, lo dico rivolgendomi ai lavoratori del casinò e alle loro famiglie. Avevo promesso che non avrei fatto perdere nessun posto di lavoro. Promessa mantenuta, non è così scontato in un momento di crisi. Parlo dei casinò. Voi sapete addirittura che abbiamo ancora il divieto di pubblicità. Il casinò di Venezia, l'unica casa da gioco autorizzata, iper ispezionata da tutti ovviamente. Questo ci fa piacere, anche per quello invitiamo a venire al casinò di Venezia. Perché siete sicuri, oltre che per il Covid, come ho detto, ma anche sotto il profilo della legalità. Beh, hanno dato la possibilità a tutti quei giochi, indovinate chi aveva la delega ai giochi? Tranne il Casinò di Venezia. Noi non possiamo fare pubblicità, giochiamo con le mani legate. Forse, ripeto, qualcuno si aspettava che andassimo male per dire, hai visto che non ce l'ha fatta. E questo è sempre casa nostra, eh? E noi abbiamo risposto come faremo in futuro, lavorando di più, combattendo di più, tenendo duro di più, discutendo ancora di più. Conti alla mano, siamo riusciti a salvare i posti di lavoro anche di meeting and dining. E abbiamo ristrutturato l'economia e adesso anche in un periodo di crisi, perché accidenti le abbiamo passate tutte, perché diciamoci la verità, cioè abbiamo affrontato anche tempeste, bene, il comune è riuscito a rinunciare per 2 anni alle prebende che giustamente e legittimamente il comune è giusto che abbia, perché sennò non si capisce qual è l'interesse sociale di un comune. Però per 2 anni abbiamo rinunciato a 15 milioni, quanti sono? 15 milioni, perché? Come abbiamo fatto a rinunciare? Perché li avevamo efficientati, ce li avevamo nelle casse del comune, a differenza del prima, che erano qua a ciucciare tutti i giorni, noi altri non avevamo bisogno. E non è una cosa da poco. È chiaro che poi il casinò adesso lo rilanciamo, questo investimento l'abbiamo fatto con conti efficientati del casinò, no così a cose vaghe, compromesse, questo così cammina il lavoro. E abbiamo fatto lavorare anche delle maestranze edili, degli artigiani, dei luoghi, perché queste cose sono state comprate, pagate, è stato lavoro proprio durante il Covid.